Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano e dal Piadinone romagnolo. E di vai nuovo voi nella fantastica campagna multigiocatore Piada versus Comenda, avvincente proprio. Sì. Già abbiamo visto nel primo capitolo che è successo di tutto. Due battaglie sì. Con già il primo brivido. Sì, già i primi colpi di scena, ragazzi. Buono, dai. Adesso Marchino ve li espone, adesso vi fa un po' un riassunto di quello sì, che è però successo. Andiamo... Sì, però andiamo nella mappa di conquista, che insomma, ci si capisce un attimo meglio che qua, se no, non è il massimo. Via, buono, ragazzi. Buono, ragazzi, allora, siamo sulla mappa di conquista. Allora, vediamo un po' che cazzo ho fatto finora, non tantissimo, vediamo sinceramente. Vediamo un po' i casini che hai combinato nella puntata precedente. Allora, col mio esercito... insomma quello cazzuto sono andato verso Igo qua, eccolo qua, aspetta un attimo, eccoci qua, e quindi adesso voglio vicino, no? Sì, vabbè, lasciamo perdere, e quindi adesso voglio conquistare Igo col mio esercito, che insomma è ben messo teoricamente, quindi insomma vabbè, speriamo bene, però ho un problema, sti stronzi qua degli Osumi, dei Niuga, vabbè, sti gay qua praticamente mi hanno rotto un po' le balle. E quindi adesso devo difendermi anche da queste due province che, insomma, mi rompono le balle. Quindi, vabbè, speriamo bene, ragazzi. Sono un po'... Fatto il culo a tutti, Marchino. Sì, vai. Sono un po' in ansia, però... Comincio a registrare, ok. Bene, dai, finalmente gli Igo sono pronti ad attaccare. Dale, via, un altro battaglione, allora, via. Vai. Dai, forza, coraggio. Questa la devo vincere per forza. Cioè non ho alternativa. Beh, i numeri ti danno ragione. Adesso vediamo anche sul campo di battaglia. Venderò cara la pelle. Dai ragazzi. Un solo grido, un solo allarme. La piada in fiamme, la piada in fiamme. Non era Sabladro, questo era Ho cambiato, ho cambiato. Cioè, ma dopo se la prende Ciro, scusa. È la sua, quello è il suo inno. È vero, hai ragione. La dolce piada ha ragione. Devo fare un discorso cazzuto al mio esercito. Ragazzi, dobbiamo distruggere questi stronzi, dico di merda. Dai ragazzi, dai che ce la fai, dai alla Gianni Morandi, dai cazzo. Ancora? Non è mai finito. Allora, questo è il mio esercito. Ora vediamo un attimo da che cosa è composto. Allora, tre Shigaru con arco. Poi cosa ci sono? Quattro Shigaru con Yari, un samurai con Yari. E un samurai con katana, più i due generali, che insomma non ho ancora mai capito perché sono due, però vabbè, insomma, non so perché sono due. Beh, sono due così, perché due gusti smack one. Ah, comunque, va buono. Comunque, ragazzi... Vediamo la mappa, che mappa di merda. Sì, ecco, bravissimo, mi ha anticipato, la piadina mi ha anticipato. Allora, io sono qua in mezzo, sulla collina per un semplice motivo, adesso io non so dov'è il piada. Però in questa campagna vogliamo fare le cose nell'area gialla, in maniera... Sì, ho capito che sei là, però lascia parlare un attimo. quindi purtroppo il piada ha queste piccole defiance, bisogna accettarle. Allora, sono qua sulla collinetta per un motivo. Praticamente noi vogliamo rendere le cose reali, quindi se uno, diciamo, ha il vantaggio del territorio lo può sfruttare, ecco, come insomma nella realtà. E quindi non è il fatto di camper o non camper, semplicemente vogliamo fare le cose nella maniera più reale possibile. E quindi insomma, se ho questo vantaggio, insomma, spero di sfruttarlo a mio favore, visto che questa battaglia per me è fondamentale. C'è da dire che c'è anche la nebbia, quindi mi sono posizionato e adesso io me ne sto qua, tranquillo, e vaffanculo anche il piada, sinceramente. Ma perché, poverino? Ma poi è bellissimo, no? Perché lui si sta muovendo nel boschetto, no? Quindi io vedo gli omini che si muovono, poi quando si fermano, puff, spariscono. Magicamente, che cioè, li ha addestrati Udinì. Sì. Poi io vengo avanti, andiamo... Andiamo qui, puoi vedere se spuntano gli arcieri magicamente. Io sfrutto tutto, sinceramente. Sto che non mi mandi le bombe. Non dai, ragazzi, le bombe. Dai cazzo, dai che sto la schermaglia è mia, dai cavolo.
Devo, ho sfruttato al massimo il bosco e vaffanculo. Dai, Io ragazzi, sono dai. in silenzio stampa, se Eh tu ti beh, vai oh. arci e Vabbè, la risiedo proprio prossima che mi sono volta, soccato se qui. hai la fortuna a te di beccare la cosa, è tua. Cioè, Sì. Io questo patto l'abbiamo fatto prima della campagna, quindi è come se. dormivo, non ho Che ti firmato pareva? niente. Madonna. Ecco. Prossima volta mi scavo un fosso con acqua e coccodrilli, poi vieni, vieni. Poi ti tiro di tutto, ti tiro anche le Sì, lance, ma dei la piada è coccodrilli e lo così. scigaro. C'era, questa è la piada, ragazzi. Con un'unità ha finito le munizioni, che vaffanculo. Cioè, adesso sul più bello ho Ah, finito le anche ora. munizioni. Ma andate a cagare, Adesso lancia l'arco, vabbè. lancia, devo. Infatti. Almeno la soddisfazione, insomma, ho vinto la schermaglia, è già qualcosa, mi sento già realizzato. Forza Marchino, forza Marchino, Ragazzi, ce l'ho in culo, eh. Dai, Fiori, dai. Qua devo un attimo svegliarmi. Porca trota. vabbè, poi. Adesso mi comincio ad accerchiare i miei poveri Shigaru là, Dai, cominciano a tubarsi sveglia. poverini. Generale che dice datevi una mano schiodo. Adesso mi cominciano ad andare a ramengo le truppe, poverini. Ma i miei arcieri dove sono da finire? Ah, sono qui che combattono anche Dai, loro. Vabbè, cazzo, non c'è più dai. nessuno. Dai, Fiori, dai. Ma Dai vaffan. fiori. Dai, cazzo! Dai cazzo, dai. Adesso è andato a me. Cioè che l'unico che è rimasto a combattere adesso sono i servitori del cacchio qua. Ok, Ma è andato, attenzione. Sì, dai, questa è andata. è andato. Ah, continua. Sono Un molto altro è cadente ora. andato a supporto degli Igo, un altro esercito. Vaffanculo, va. Vai. Infatti, cavolo, si è spiegato bene. Lì. Adesso siamo, vabbè, il rapporto di forze è Purtroppo praticamente l'esercito è un quasi po' pari. decimato, solo un arciere. Adesso è veramente dura, sinceramente. E anche stavolta mi tocca aspettare l'avversario qua sulla Ho finito la collina in schermaglia. mezzo al bosco. Sì, però devo attaccare. Ah, io me la vedo male qui, Sì, però. Aiuto. Eh sì, e se magari però il mio alleato può stare là. Ecco, dai, fa qualcosa, cazzo, perché cioè, non lo so. C'è da cagare, sinceramente. Cioè, lui interviene se c'è bisogno. Il tuo alleato là che cacchio fa? Sì, ho un alleato Si fortissimo, sta ragazzi. muovendo. Eh? C'è veramente un alleato coi controcazzi. Sì, qua sto anche cazzeggiando anch'io, sinceramente. Ma mi sono di fuoco anche a me. Dai, porca troia. C'ho il generale in grave pericolo, mi ha detto. Dai, cazzo. Perché? Ma che te c'è sta cacchio di katana del cacchio che... Cioè, almeno quella. Sì, il mio alleato è veramente valido, un grande. Lui sta pensando quelli che erano... Un applauso. Apri. Mi stai prendendo cose gli arcieri a me da dietro. Adesso vengo a rinforzare con il generale anche. Lui ha Bello. deciso che sta bene lì. Ci ho capito Praticamente ho però fatto così. partire la battaglia Questi a te. uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Così la che ho perso la partita però. Ah, Dio, che alleato di merda. Cosa faccio? Cosa è basta? Ormai è andata. È rimasto solo quella katana. Eh sì. Si è Dai. ripreso un po' su di morale. Dai, Fiori, dai, il miracolo, dai. Il Adesso con la katana contro i miei arcieri del cacchio dovrebbe. Adesso sono già lì che si stanno cagando in mano. vai. Miracolo. Date. Porca puttana. L'ultimo.
Sì, non ho più unità, però va bene. Alleluia, 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 la la. Provincia catturata. Allora, dopo 30 anni è arrivata la prima provincia. E gol. No, mi stanno inculando. Mi stanno inculando la provincia, sti figli di... Sono arrivati quegli altri stronzi. Cosa è successo quegli qua? Altri, Sogo, chi sei sti qua? Niente, vabbè, sei sempre in vantaggio. Sei sempre in vantaggio clamoroso. Sì, però mi stanno inculando la provincia, vedi? Porca... Vai, vai, vediamo sti auguri, sono acerrimi nemici. Vediamo sti scioni. Scegli bene le parole. Scioni di merda. Dopo che gli è appena sdrenato un esercito. Sì. Volete far la pace? Dai. È un'offesa alla scimmia della montagna. Ti dico, facciamo pace. È la scimmia della montagna. Niente, non è... Si è arrabbiata lei. Vediamo... provo anche con un po' di soli, ma sono in difficoltà, ragazzi. D'altronde. Non hai matrimoni da combinare, ostaggi da scambiare, culi da dare, non c'è niente. Non lo so, no. Ostaggio, offri ostaggio. Guarda, gli offro sto qua di 9 l'età. Allora, sto qua di 9 anni. Tira un bambino di 9 anni, vai. Vai. Alto, bella. Avanza proposte. Sì, ma occhio, non tradirli, però, sennò te lo coppano. Bella. Vedi il consiglio della piatta. Ragazzi, qua non c'è molto da fare. Adesso ho reclutato qua Satusama. Qua Igo, adesso devo un attimo rimettere a posto l'esercito e reclutare nuove unità. Sono anche fuori il cavallo del West. Sì, infatti. Ho sistemato qua la pace con un clan, però adesso devo assolutamente vincere la battaglia con gli Itoshi. Scusate ragazzi, non mi ricordo i nomi, non sono giapponese, qua c'è l'esperto in materia. Adesso... Certo. Io sono giapponese invece. Adesso devo combattere contro gli Ito. Buono raga, il secondo episodio è andato. Sono riuscito a conquistare la prima provincia dopo due battaglie veramente incredibili. 18 battaglie. Ecco. E niente, dai, un saluto dal super comendone veneziano. Che oggi ha dato il meglio di se stesso. Sì, infatti sono abbastanza atteso, sono ancora l'adrenalina in corpo. Cioè... Sì, bisogna stare attenti che non mi arriva una katana nella gola a me adesso. Sì. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti, anche dal piadino in romagnolo. Ciao a tutti. Viva la piada, viva la figa, viva tutto. Ciao ragazzi. Viva tutto.